TV, TV di comunità. La cultura di una persona è secondo te legata esclusivamente a ciò che si studia a scuola o all'università? Perché? La cultura di uno studente non è assolutamente legata alla scuola, all'università. Tutto ciò che ci circonda è cultura. Quindi vediamo che lo studente deve in qualche modo poter chiedere all'interno della scuola, dell'università, agli insegnanti, ai docenti, delle informazioni in più, degli approfondimenti, delle chiavi di lettura di questa cultura che ci circonda. Gli interessi di una persona sono vari e vasti. Appunto è bello anche confrontarsi con più persone perché ognuno ha degli interessi diversi, quindi semplicemente un uomo di cultura può essere un uomo che si interessa di storia, ma nel suo campo anche di meccanica, per dire, cose che magari non sono presenti fra le materie scolastiche. Però la cultura si vive in tutti i giorni, in tutti i momenti della propria vita, e deve proprio far parte del bagaglio che ognuno di noi si porta appresso nella vita di tutti i giorni. La scuola e l'università ovviamente contribuiscono in maniera notevole all'incremento di questo bagaglio, però ovviamente ci vuole anche un processo individuale. Pensi che le prestazioni degli studenti possano migliorare con un cambiamento della didattica attuale? Come la cambieresti? Sì, allora io credo che cambiando la didattica attuale si potrebbero migliorare le prestazioni dello studente, e i metodi di cambiamento potrebbero essere sicuramente il maggior coinvolgimento degli studenti durante le spiegazioni dei docenti, quindi appunto momenti di circle time dove gli studenti possano tirar fuori loro quelle che sono le soluzioni, diciamo, della materia, oppure peer education, comunque un dialogo continuo con gli studenti e non solo la lezione frontale. Perché non si dialoga affatto? Vi è un professore che spiega la solita lezione e gli studenti che prendono appunti, ma non è una cosa partecipata ed attiva anche degli studenti stessi. La condizione dei luoghi dove si studia influisce sull'apprendimento? I luoghi dove si studiano influiscono molto, anche perché pensare di studiare in una scuola che cade a pezzi farebbe sentire lo studente estraneo dalla scuola stessa. È per questo che io sono molto propositiva anche al miglioramento dell'edilizia della scuola, per fare in modo di sentirmi a casa. Cioè, la scuola è una parte della mia vita, è casa mia, e quindi vorrei che fosse meglio strutturata. A volte appunto le condizioni dei luoghi impediscono proprio fisicamente lo studio. In che modo il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione potrebbero entrare in contatto per migliorare la formazione dello studente? Sicuramente il metodo più diretto è quello degli stage, cioè che sono particolarmente attivi ad esempio gli istituti tecnici. Cioè uno studente fa attività diciamo più pratiche, mette in pratica ciò che ha studiato in teoria. In determinati indirizzi e scuole, soprattutto istituti tecnici, vengono fatti degli stage, quindi durante il percorso scolastico gli alunni sono tenuti ad andare a lavorare per un certo periodo. Sicuramente andrebbero migliorati, nel senso che lo studente deve essere consapevole di ciò che va a fare e di quanto è importante. L'università e il mondo del lavoro. Due cose completamente diverse. Quello che ti insegna l'università praticamente non c'entra assolutamente nulla col mondo del lavoro, tanta teoria e veramente pochissima pratica. Tu hai studiato? Sì, ho fatto l'università scienze politiche. Secondo te come potrebbero essere, diciamo, avvicinati questi due mondi, questi distacchi che sono il mondo dell'università e il mondo del lavoro? Semplicemente comunicando. Comunicando nel senso che l'università deve prendere più contatti ravvicinati col mondo del lavoro, con le aziende, perché deve essere un mutuo soccorso, un mutuo aiuto. Il conseguimento del titolo di studio è ancora influenzato dalla condizione socio-economica di provenienza? Purtroppo mi dispiace dirlo, ma ancora sì, nonostante comunque ci siano dei miglioramenti in determinati campi, in altri campi assolutamente purtroppo la condizione socio-economica di provenienza influisce in maniera negativa quando ci sono delle condizioni che non permettono uno studio completo, insomma, di avere degli strumenti che permettano uno studio poliedrico.
preso coscienza di questo, secondo me non si può neanche fare del disfattismo diciamo la propria colonna portante, cioè secondo me si deve comunque cercare qualche modo di controbattere questa condizione, perché pur esistendo con diciamo con l'acculturarsi, quindi anche con l'impegno della persona, si può riuscire a conseguire quello che ognuno vuole ottenere, ecco. Purtroppo ancora il conseguimento del titolo di studio è influenzato, però io essendo studentessa vorrei avere delle opportunità aperte per la mia conoscenza, per la mia cultura, per trovare comunque il mio posto nella società.